Onorare il 3% e il top si scatta. Ma sono bellissime e non si possono mettere in crisi, in discussione in nessuna maniera. Tanto meno, me posso dire, ma non sono, non so. Acciaio da Rantello. Li facessero tutti i sacrifici. Non lo dia a tutti, senza altro che sono dato. Con la cosa così. Sono dei treni, oppure quando qualcuno viene rimesso alla rete. Però uno, per noi tutti cittadini, la rete è sovrana. Stai militando per una rivoluzione? Secondo, o si è compatti contro questa vasca di squali che è il Parlamento, come abbiamo sempre detto, oppure non ce se la fa. Per cui bisogna essere uniti, per cui grazie per questo piccolo incontro con i cittadini. Una sola cosa, sentiamo tutti. Ale, dobbiamo ringraziare Alessandro, abbiamo votato il referendum contro i finanziamenti partiti, contro per la responsabilità dei giudici. Noi abbiamo fatto delle cose che sono nostri diritti, vanno restituiti a noi, perché noi li abbiamo votati al 99%. Sassa, parla qua. Io dico che noi cittadini ci dobbiamo riappropriare di quello che è stato fatto fino adesso. Noi abbiamo votato per il 99% contro il finanziamento ai partiti, la responsabilità civile di giudici, la RAI. Che cosa hanno fatto fino adesso i nostri referendum? Cioè il nostro voto democratico, chi l'ha calpestato? Nessuno lo può fare, neanche il Presidente della Repubblica. Spesso lo è. Ragazzi, queste parole sono le parole nostre all'interno dell'istituzione. Chiediamo, senza polemiche, sempre tranquilli, che la stampa si occupi di questo essenzialmente e non di diari contro diari. Solo una cosa, questa storia di dissidenti e cose altre. Finiamola qua, non ne parliamo proprio. Dico solo una cosa. Sì, però non ne voglio proprio parlare. Senza polemica, voglio dire che quando si è sul treno non si sceglie. Allora, non ne parliamo di questa questione, parliamo delle cose importanti. Questo Parlamento deve tornare a lavorare per gli interessi del Paese. L'unico modo è che i parlamentari possano lavorare, possano essere, appunto, possano legiferare. Negli ultimi 20 anni, da quando si è insinuato il virus berlusconiano, il presunto evasore di Arcore, condannato in appello, ricordiamolo sempre, ricordiamolo soprattutto al PD che ci fa il governo assieme. Da quando si è insinuato Berlusconi, purtroppo è cambiato il modo di fare politica italiana, per quello poi chiedono maggiori poteri al Presidente del Consiglio, perché in realtà vogliono trasformare questa Repubblica parlamentare in una Repubblica o presidenziale o comunque governativa, eccetera eccetera, per far sì che poche persone abbiano un maggior quantitativo di potere, mentre noi vogliamo che sia il Parlamento, mica solo il 5 Stelle, il Parlamento, tutti i gruppi parlamentari, a discutere in commissioni progetti di legge e approvarli in aula.
Ma non è che noi siamo rivoluzionari, noi vogliamo rispettare la Costituzione, cioè questo lo dice la Costituzione. Negli ultimi 20 anni è successo il contrario, con i governi di centrosinistra, con i governi di centrodestra, ormai non si vede più un'eccessiva differenza, e anche con Monti, che poi è stato appoggiato da tutti, i quali hanno appoggiato tutte le schifezze, le nefandezze del governo montiano, e oggi in Parlamento dicono no, però non andava bene, non le vogliamo cambiare, l'IMU, l'IVA, eccetera. Nel contempo non appoggiano voi. Esatto, ma questo lo sapevamo, Diciamo, questa nostra battaglia, tra virgolette, sempre democratica, è molto molto faticosa. Per farla, questo è il ragionamento che ho fatto io ieri quando ho votato, ragazzi, questa è la verità, perché una parte mia mi piange il cuore. Però per farla ho votato per rimettere alla rete. Per l'espulsione. E mi piange il cuore, però ho fatto questo ragionamento, quello che qua abbiamo fatto assieme mercoledì a Trullo, per chi c'era, io faccio tutte le settimane insieme a voi. Cioè, per provare a scardinare questo sistema che non rispetta, come diceva il signore, neanche il volere popolare dei referendum, che davvero ci mortifica, come dice Beppe, il Parlamento è inutile, e questo non è un attacco alle istituzioni, è un atto di amore nei confronti delle istituzioni. Chi attacca le istituzioni sono coloro che non le fanno lavorare come dovrebbero lavorare. Ecco, per scardinare questo sistema, ragazzi, bisogna essere compatti e molto determinati. Siamo qua per voi. Esatto. O si è determinati oppure questo sistema, questo è il gioco, poco a poco, onorevole qua, lo vuole il filetto al pepe verde, si secca, ti compro, ma non ti comprano con quattrini. Ma cos'è il palazzo? Lo sappiamo. L'abbiamo sempre pensato che qua dentro purtroppo alcune persone possono perdere, tra virgolette, l'anima. Ed è vero, perché il palazzo è complicato, qui dentro è un po' come l'ancien regime, non so come sai. Qualcuno ce l'ha persa. Non lo so questo. Per mantenere questo contatto diretto con la realtà bisogna uscire fuori dal palazzo, è quello che infatti stiamo sempre più faremo. Uscire dalle televisioni. Questo è un altro discorso. Sono strozzate dalla vita. Uscire dal palazzo e iniziare a raccontare, organizzare, come dire, in maniera permanente, assemblee cittadine, parlare qua con voi quotidianamente, portare fuori tutto il lavoro che abbiamo fatto, disegni di legge, lavoro che chiaramente bocciano e bocceranno sempre, perché si sono messi d'accordo, cioè bocciano qualsiasi cosa. L'altro giorno abbiamo presentato un'interpellanza urgente su un presunto caso di corruzione internazionale dell'ENI, che il vice ministro Fassina ci ha detto noi non possiamo fare nulla, cioè come dire, lo Stato non esiste, non c'è più, conta di più il privato del pubblico. Scusa. Allora, chi ha svenduto lo Stato in Italia purtroppo è stato il centrosinistra, è un dato di fatto, le privatizzazioni selvagge. Oggi lo Stato non c'è, ce lo dobbiamo riprendere noi cittadini. Per riprendercelo, ragazzi, dobbiamo lavorare tutti assieme in maniera democratica, però determinata. Se c'è qualcuno che pensa che in realtà occorra parlare con chi ci ha distrutto e ci ha tolto il futuro a noi giovani e ha distrutto il presente alle persone più anziane, o che si possa costruire un polo di sinistra, chiunque ci ha provato ha fallito. Ma no, non è questo, perché il discorso Grillo, come qualsiasi essere umano, può sbagliare. Il discorso non si può mettere in discussione, come scrive quello Striscioni, i valori del movimento. I valori del movimento sono le attività extraparlamentari, essere in movimento, l'informazione alternativa, anche la rabbia giusta e sana che ci ha portato qui dentro. Perché quando Dario Fo urlava noi non ci siamo riusciti, fatelo voi, ribaltate tutto, è quello che ci chiedeva. Per ribaltare tutto devi essere determinato, per ribaltare tutto sempre in maniera democratica, lavorando qui dentro. Ma dentro c'è anche la mafia, cioè questa è democrazia? Sì, c'è anche la mafia dentro, non è tutto mafia, ma c'è anche la mafia. Sulla compattezza, è un casino. C'è la casta! Senti di garantire sulla compattezza. Sì, beh, dopo la riunione di ieri sì, poi è evidente ci sono persone, ragazzi, che hanno delle sensibilità differenti, magari ci sono persone che sono un po' più determinate, persone un po' più moderate, ma in negà quello c'è anche in qualsiasi meetup, in qualsiasi gruppo. Io posso fare una domanda? Certo, arrivo. Un attimo solo, finisco di rispondere a questa. C'è questa differenza di vedute, ma questo è bello, cioè è una normale dialettica in assemblea, ma se tu in assemblea non...
Questa, ah, perché alcuni erano fuori, alcuni ma quelli dicono cose strozzate, io faccio una domanda per una bella risposta. Raga, vedete com'è, stiamo parlando del fatto che il Parlamento non esiste e quello che vi hanno chiesto è solamente una cosa che noi riteniamo che sia priva di importanza. O meglio, ne ho parlato, noi anche cittadini, ne ho parlato, ve l'ho detto, ho detto anche come ho votato, ho detto qual è il mio pensiero, voi continuate su questo e non sul fatto che un parlamentare della Repubblica, cittadino, vi sta dicendo che l'istituzione che tutela tutti voi, anche voi giornalisti, così com'è congegnata è inutile. Ma sarà più importante questa rotta o la diaria? Calmi, calmi, applausi, fate casino, fate casino, non fate la curva sud anche perché ultimamente i partiti dei loro uomini all'interno di CDA, il conflitto interessi non è, è riduttivo pensare che sia solo Berlusconi, gli unici che possono fare una legge sul conflitto di interessi sono coloro che non hanno interessi a non farlo. Io, come dico sempre, sono stato uno dei più spendaccioni, sono entrato a Montecitorio spendendo 144 euro di campagna elettorale, che significa che potremo sbagliare, abbiamo fatto tanti errori, non siamo perfetti, la maggior parte degli errori che abbiamo fatto la stampa neanche li ha capiti, però ci sono stati, però qui dentro siamo liberi, siamo gli unici che abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, siamo gli unici che abbiamo detto vogliamo restituire le eccedenze. I soldi non sono un problema, nel senso, non è che restituire la diaria risolve i problemi del paese, però ci consente, concludo, di dire due cose, di fare due cose. Uno, se chiediamo dei sacrifici ai cittadini, quelli che stanno nei palazzi devono essere i primi a farlo. Giusto, bravo! E secondo, se noi guadagniamo il giusto, non ci distacchiamo dalla realtà. E se non ti distacchi dalla realtà, non fai delle stronzate all'interno del palazzo. Questa è la logica. Siamo la gente perlomeno inutile di quello che finora, e loro invece a colpi di decreti-legge esautorano la nostra attività parlamentare. Questi sono i temi che gli italiani spendono 1 miliardo di euro l'anno per avere un Parlamento che è una scatola inutile, perché c'è un governo che con la scusa dell'emergenza e della fretta e della furia non rispetta poi i criteri di democraticità che invece sono garantiti mediante le assemblee parlamentari. E mettono i 35 in più serve per scrivere, per fare le cose che devono fare voi. Onorevole, questo confronto sulle cose è lodevole, però gli striscioni dicono fuori traditori, su questo che dici? Io non parlo di queste cose, non mi interessano, mi prendono 20 ore al giorno i problemi fiscali del paese. Ci sono altre cose. Brava Carla, ci sono altre cose. Poi gli striscioni, magari le rispondi chi ha fatto così, ci sguazzano, me ci sguazzano, ma io per queste cose non rispondo, perché non preso, se mi domandate, sì, sono presentato all'assemblea nel tempo residuale alla fine del mio lavoro, perché ho fatto l'intervento alla Camera la mattina, sono stata dietro all'IMU, alla sospensione dell'IMU, all'IRAP, e stiamo ammazzandoci per cercare risoluzioni ai problemi appunto dell'impignorabilità della prima casa, per evitare che la gente arrivi al suicidio, al reddito di cittadinanza. Queste sono le cose che mi prendono, che serve il resto, questa fa magari ci occupo un'ora, un mese di lavoro extra attività, e quindi dopo è chiusa quell'ora, è finita, certo. Proprio finita. Sono un personaggio pubblico. In 17 anni non avevo mai espresso il mio voto politico. Sono 2 anni che
invece che sono sceso in piazza a Montecitorio la scorsa estate, mi diedero anche parola, trovo finalmente che c'è quella voglia di sperare da parte dei cittadini, grazie a chi ci rappresenta, che giustamente non vuole essere chiamato deputato e senatore, ma semplicemente cittadino. Alessandro Di Battista, che io conosco da tempo, è l'emblema di un ragazzo giovane, di un ragazzo che comunque ha varcato la soglia, ma è rimasto autentico. È chiaro che su 125 neoeletti qualcuno che perderà la strada ci sarà, ma questo fa parte dell'essere umano, non dobbiamo allarmarci di questo. Mi auguro che dei 120 ci sia il meno numero possibile di caduti sul percorso, quello sì, ma che ci sia qualcuno che se ne andrà, è normale, l'importante è che sia un numero contenuto. In questi ultimi mesi dovrebbe, quando anche partecipa ai comizi, io sono stato presente al comizio di Pomezia e ho appoggiato il sindaco Fucci in tempi non sospetti, Grillo ha parlato a Pomezia una cosa come una cinquantina di minuti e il candidato sindaco a Pomezia 5-6 minuti. Vorrei che nelle prossime elezioni politiche, quando lui va a salutare il pubblico delle piazze, quindi va a sostenere il candidato X e Y del piccolo del grande paese, il candidato del paese parla 20 minuti e Grillo 5, perché tanto lui è talmente geniale che non ha più bisogno di parlare per 50 minuti, soprattutto se va ad appoggiare e a esprimere il suo calore nei confronti di chi deve essere eletto. Il protagonista di quella giornata deve essere Fabio Fucci, cioè deve essere il candidato. È un consiglio che io do, è un mio parere, perché secondo me se parlasse un po' meno, visto che lui è talmente geniale, credo che con la sintesi riuscirebbe comunque a esprimere le stesse opinioni in maniera uguale. E quindi secondo me è un piccolo consiglio. Un tono moderato, un tono un pochettino più moderato. E non è una tirata d'orecchie, è un semplice consiglio. Da una persona che ha sempre amato Grillo, non da adesso, da quando faceva il comico, poi lui ha sempre fatto politica, a suo modo l'ha sempre fatta politica. Però adesso, visto che molto spesso io ti parlo dei miei genitori, un papà generale di 82 anni, molto rigido, molto fiscale, che ha votato il Movimento 5 Stelle. Mia mamma, cantante lirica piemontese di 79 anni, molto cattolica, non l'ha votato perché lei dice urla troppo. Ed è una donna di cultura mia mamma, non è una persona ignorante. Però se una donna di 79 anni, a me che sono il figlio, mi dice Grillo urla troppo, identifica il Movimento 5 Stelle in Grillo. Il Movimento 5 Stelle non è più Grillo. Grillo ha avuto la realtà geniale di buttare il sasso, però adesso è altro, adesso sono i cittadini che ci rappresentano. Ed è giusto che forse anche quella parte di pubblico italiano è un 30%, quindi dai 65 in su, che ancora sentono un po' lontano questo movimento. Vedi qua in piazza ci sono persone di 80 anni? No, eppure in Italia, porca miseria, quanta gente ha quell'età? Quindi per me gli attivisti, noi attivisti, noi simpatizzanti, ognuno nel suo ruolo, deve riuscire a convincere, se non convincere, perché convincere è sbagliato il termine, però dovrebbe riuscire a far capire che il Movimento 5 Stelle non è solamente Grillo. No, è Grillo per me.